Hola ragazzi, ciao ciao ragazzi. Oggi la garetta del sabato. Non carichiamo la bici sulla macchina perché fortunatamente oggi la gara è vicina, vicino casa, 30 km, giusto per scaldarsi. È una gara un po' particolare, come quella lì dell'altra volta che avevo fatto la cronometro individuale in pianura. Però stavolta è una ciclo-scalata, praticamente è una cronoscalata. Non si parte una alla volta come le classiche cronoscalata, si parte tutti assieme e andiamo a fare anche la ciclo-scalata. Anche questa è una gara per specialisti, non è come la cronometro in pianura dove l'attrezzatura vuol dire tanto, qui non c'è ruota lenticolare, non c'è bici da cronometro. L'attrezzatura non c'entra niente, qualsiasi bici va bene, che sia un po' decente. Diciamo che gli specialisti sono quelli lì che fanno tanta salita. Vabbè, ci sentiamo dopo alla gara. Adesso ho l'appuntamento con un amico e andiamo insieme. Ciao ragazzi. Ehi! Allora sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? Ti sei portato il rimorchio? Se li usi nella cicloscalata non mi salutare, ci fai finta di non conoscerci. Facciamo finta di non conoscerci, con quel rimorchio che ha. Allora, l'iscrizione l'abbiamo fatta. Fai vedere il numero, Enzo, che numero sei? 27. Noi dobbiamo arrivare lassù, la chiesetta bianca sui montagni. Dove c'è Elisabetta? Santa Elisabetta, sì, è proprio quella chiesetta lassù. Spero di vederla a Oggi braccia caldo, Enzo, oggi caldo. aperte quando arrivo là, riesco ancora a vederla. Oggi caldo pazzesco. Allora, questa è una gara per specialisti, per gli scalatori. Tutto il contrario di noi, Noi siamo ovviamente. tutto fare. Però bisogna prenderla di petto. Sai qual è il mio segreto, Enzo? Io più o meno conosco chi è al mio livello. Pronti via, gli sto a ruota e mi faccio fare il ritmo. Mi faccio fare il ritmo, poi nel finale se ne ho aumento, se no diminuisco. È perché è una salita dura, ragazzi. Praticamente il primo chilometro è micidiale. Rimo ti fanno ciao, ti lasciano lì. Il primo chilometro rischi di andare fuori giri, poi è dura, sai da quando? Dal chilometro 4 al chilometro 5,5, ricordati quel pezzo lì. Superato quello si può dire che è finita, perché poi ci sono 200 metri di pianura e l'ultimo chilometro e mezzo. Respiri in quei 200 metri e ti fai l'ultimo chilometro e mezzo. Eccola lì, Santa Elisabetta. Bello di sta gara che ci sono 14 km di cicloturistica prima del via volante. Sono rare le gare così, sono rare. Però sono belle perché ci facciamo quattro chiacchiere, rischiamo di cadere, rischio di cadere io. Allora, Peccato che non avevi la GoPro accesa, se no digli sarebbe che stato uno spettacolo. due volte ho preso il cordolo, mi sono accorto di un cordolo, ho fatto le acrobazie alla Peter Sagan. No, ma Sembravo Peter Sagan, sei stato molto molto in equilibrio. fatto. Tu mi hai visto per terra, eh? Sì, ho detto, ma lo becco qui anch'io. Ormai Enzo aveva chiuso gli occhi, aveva messo le mani sul casco, ha detto mamma mia, e sono riuscito Invece a rimanere in piedi. miracolato sei. Non ho visto il cordolo della pista ciclabile, l'ho preso in pieno e poi niente. Ci sentiamo dopo. Siamo quasi, Enzo, ci siamo quasi. Lo so che tu che ti stai scalpitando, non vedi l'ora di scaricare i tuoi cavalli sulla salita. Tra poco ci siamo, ragazzi. Giornata stupenda, anzi fin troppo caldo. Oggi vedremo le Madonne dal caldo sulle salite. Elisabetta. Vediamo la Santa Elisabetta su qualche tornante. La salita è dura, eh? Sì, Salita dura, 7 km, 10% di pendenza media con delle punte al 17. C'è da divertirsi. Almeno Enzo si diverte.
Si parte! Oggi discoteca, discoteca! Se sapevo mi mettevo la camicia argentata. Oggi discoteca! Thank you.
salutando? Ragazzi, mi sono impiccato all'inizio. Bellaggio, chiaro, ha fatto per cambiare il passo. Ah. Guarda, mica, sono passati 3 chilometri. No. Adesso è un pezzo che bolla, guarda, difficile. È difficile gestire. Nelle cicloscalate è difficile gestire. Devi conoscere, devi metterti a tutta andare. O se no devi sapere un tuo avversario che è al tuo livello, ti metti a ruota e non devi saltarlo. Poi nel finale se ne hai di più te ne vai. Allora quando non mi domina dura comunque. Ah, ma tu sei Guglielmo. Ah, Dio fa, dai, ma fatti conoscere. Ci conosciamo di Facebook. Ma io sto facendo il video, ti ho preso qualche volta, perché sono stato un po' dietro di te. Video senza dignità. Il mio amico qua di Facebook. Allora saluto i tuoi amici. Lui è grande scalatore, adesso sei un po' in calo però, confronta una volta. Tanto che non correvo, adesso. Una volta era tra i primi. Adesso si è difesa. Quindi poi domani vado a fare l'Italia al circuito piuttosto che pressione. Penso che c'è un mio amico che domani va a fare il Nivolè. Che coraggio. Vabbè, va bello. E non solo. Va bene ragazzi, anche stavolta mi sono impiccato. Adesso andiamo a fare Pian del Lupo perché devono aspettare gli ultimi, poi bisogna scendere in autonomia e andare di nuovo a Ogliasco. Tanto vale che ci facciamo Pian del Lupo piano piano. E vediamo se c'è qualcuno che ci dà una braciola, una costina di maiale. Una saranella. Avanza una braciola! No. Grazie! Passiamo dopo! Passiamo! Ok! Facciamo il giro! Recuperiamo proteine! Sono meritata. Ma tu saresti un atleta? Dopo lo sforzo la birra, ma vergogna. Premiazione. Ma noi che stiamo a fare qua? Mica ci prendiamo. Bravissimo. Il significato di due gruppi. Un po' di rinfresco. Che premiano il guarda, guarda sto. Guarda che c'ha fame. Officine, Enzo c'ha fame. Officine Thomas. Che voleva dire qualcosa a lei. Tante donne. Ma tu sei sempre vicino al rinfresco, non si schioda dal rinfresco. Bravo Enzo! Fatto è terzo, quarto, fatto è terzo. Stefano Bertinotti. Ah, non va a inventarsi. Primo, Gianmarco Guglielmino. Secondo ci sei tu. Gianmarco Guglielmino, il primo, mi ha fregato. Secondo, Giuseppe Ferrari. E terzo, Giancarlo Duno. Oh, grazie. Vai su YouTube! Oh, ho portato il pacco a casa ragazzi, grazie al mio fedele mini packet. Questo qui è uno zainetto, costa 4 euro da Decathlon. Si mette in tasca e si può andare con la bici alle gare. E se ti danno il pacchetto te lo porti a casa col mini packet ragazzi.